Buonasera e ben ritrovati a Lunedì Sport. Dopo la vittoria con la Reggiana, ieri sera la Spal ha pareggiato a Cremona. Inoltre parleremo della sfida contro la Juve per la Coppa Italia, dell'impresa odierna della primavera e del mercato e ovviamente di pallavolo. Sono con noi questa sera Stefano Manfredini del Resto del Carlino, buonasera. Buonasera. Buonasera E Mauro Baroni, patron della Quattro Torri di Volley di a Ferrara, tutti. buonasera. Vi ricordo inoltre che per stare in contatto con noi potrete mandare un SMS al numero 439 000 3337 oppure chiamando il telefono fisso allo 0532 908 902 oppure guardando la diretta di Facebook sul sito di Telestense. Buonasera Sandro, Buonasera a tutti, buonasera. ben ritrovati perché ci Eh siamo presi un sì, po' di vacanza, per modo di ci dire, perché voleva poi un pochino. eravamo sempre al seguito della Spal, abbiamo girato mezza Italia e tra l'altro ci aspettano ancora viaggi in serie, mercoledì a Torino, È poi tutto un ci viaggiare. sarà il big match con il Monza che sta pareggiando 0-0, la gara ha avuto inizio da pochissimi minuti sul campo del Brescia, poi la trasferta a Cosenza, quindi Esatto, state con chi noi più perché avremo ne ha e tanti. più ne metta. Sì. Reduci dal 1-1 di Cremona, ci prendiamo il risultato, ce lo teniamo stretto, addirittura a un certo punto avevamo anche avuto la sensazione, la convinzione che la Spal potesse fare bottino pieno, però sarebbe stato un successo, non proprio meritato. Stefano. Eh no, sarebbero stati però 3 punti d'oro davvero pesanti nell'economia del campionato, soprattutto perché conquistati lontano da Ferrara, dove sappiamo quanto la Spal faccia fatica. È vero che nelle due precedenti trasferte, una di campionato e una di Coppa Italia, la Spal aveva vinto, però in situazioni abbastanza particolari. A Frosinone contro una squadra, diciamo, falcidiata dal Covid e col Sassuolo in un contesto di Coppa Italia che è sempre fa storia a sé, insomma. A Cremona era un esame tosto, un esame vero contro una squadra che ha cominciato il campionato al di sotto delle attese, però ha avuto la scossa del cambio di allenatore, ha vinto a Pescara e ieri sera francamente avrebbe meritato qualcosa di più. La Spal però a 5 minuti dalla fine sta vincendo e quindi ci avevamo tutti sperato. Purtroppo poi è arrivato il pareggio di Ciofani e ci siamo dovuti accontentare di un punto. Mauro, non è stata una grande partita quella della Spal, perlomeno questa è la mia opinione ieri sera a Cremona. No, sai, secondo me anche il terreno di gioco, il freddo non Il aiuta campo era ghiacciato, a diciamoci la fare verità. delle buone prestazioni, questo sicuro. Secondo me, finché abbiamo la fortuna di avere un portiere di altra categoria, dobbiamo tenercelo stretto e cercare di fare il Sì, perché poi si risultato dice, ma comunque. perché ci ha salvato Berisha? Ma Berisha è un elemento che fa Certo, parte della rosa della certo, certo. squadra. E questo è vero, però ecco, abbiamo anche il fatto che diciamo, dopo la partita di domenica scorsa, probabilmente c'erano anche un po' di scorie. Non so come dire se in questo momento ci si possa chiamare contenti della classifica. L'allenatore dice manca qualche punto. Secondo me sono usciti dall'inizio di un campionato particolarmente complicato, con due o tre pareggi anche immeritati, volendo, io mi ricordo un gol al 94esimo in casa di una partita difficile con una squadra del sud, non mi Con il ricordo se il Cosenza, con il Cosenza. Cosenza, poi un altro pareggio, poi un altro pareggio, alla fine si sono sbloccati. Oggi ci sta anche andare fuori in trasferta a prendere un punto solamente. La Cremonese era in campo e ha giocato fino all'ultimo minuto. Hai chiamato in causa Pasquale Marino? E quindi noi abbiamo l'intervista post partita cremonese di Pasquale Marino. Il primo tempo è stato molto buono per quanto riguarda la Cremonese. Noi abbiamo cercato di palleggiare, però non eravamo molto veloci nel giro palla. Le poche volte che l'abbiamo fatto siamo arrivati facile negli ultimi metri, però abbiamo concesso qualche palla gol, è stato bravo Berisha in qualche occasione. Dispiace perché poi dopo aver superato così indenne il primo tempo, che è stato chiaramente a favore della Cremonese, dispiace poi nel momento che non stavamo più soffrendo dopo aver fatto il gol, prendere un gol su calcio piazzato, c'è stata qualche disattenzione sicuramente. Dispiace per questo, a pochi minuti alla fine
abbiamo rimesso il risultato in discussione, ecco, quindi dispiace solo quello, però è chiaro che dobbiamo essere più cinici nel momento in cui abbiamo fatto gol, dovevamo sicuramente cercare di trovare gli spazi giusti per chiuderla e c'erano, ripeto, nel momento in cui non soffrivamo più abbiamo preso gol, a differenza del primo tempo che magari abbiamo rischiato di più. La SPAL in trasferta ha sempre qualche difficoltà in più rispetto magari quando si gioca in casa. È finito il girone d'andata, magari questa problematica bisogna risolverla soprattutto nel girone di ritorno. Ma sì, sicuramente sì, sicuramente possiamo, diciamo, dobbiamo lavorare su questo, è un po' che lo diciamo, ma ci riusciamo, diciamo così, a fasi alterne, ecco, per cui qualcosa che non va c'è e dobbiamo cercare di risolverla il prima possibile, perché ripeto, abbiamo fatto un buon giro di andata, però adesso dobbiamo cercare di equilibrare le prestazioni in casa e fuori. 33 punti al giro di boa è quello che si aspettava? No, mi aspettavo avere almeno 2-3 punti in più, quelli che dovevamo fare stasera e che purtroppo a 5 minuti alla fine non abbiamo portato a casa il risultato pieno. Stefano, mister Marino chiama sempre in causa, lo sta facendo più o meno dalla quarta, quinta giornata, la mancanza di cinismo della sua squadra. Come si può ovviare a questo problema? Mercato a parte, perché del mercato ne parleremo successivamente, perché ci sono tante situazioni che bollono in pentola. Beh, la mancanza di cinismo è stata un po' una costante della SPAL all'inizio del campionato. Ci ricordiamo, appunto, abbiamo citato la partita contro il Cosenza con il gol di Tiritiello al 94esimo, la partita successiva rigore per il Pordenone all'ultimo respiro su un'ingenuità, ma nell'arco di tutto il campionato la SPAL ha sempre faticato a chiudere delle partite che spesso e volentieri, soprattutto in casa, ha dominato. E purtroppo ieri invece la partita si era sviluppata in maniera diversa, però una squadra che ambisce alla promozione diretta si ritrova ad una manciata di minuti dal termine con un prezioso gol di vantaggio deve avere quella cattiveria, quegli occhi della tigre per tenere duro e magari provare a raddoppiare. Invece spesso e volentieri quando si trova il gol del vantaggio ci si tira un po' indietro, si fa fatica a chiudere i conti e poi i rischi sono sotto gli occhi di tutti. Mauro, nei panni di un dirigente SPAL, tu che hai fatto una vita, stai tuttora, indossi questi indumenti, diciamo. Per come è maturato il gol del pareggio della Cremonese con Castagnetti, che ha servito un giocatore completamente libero, che ha avuto tutta la possibilità di andare al cross, poi la difesa piazzata che si fa sorprendere. Come avresti reagito? Ho reagito con amarezza, come credo abbia reagito tutta la squadra. Non è che saranno poi gli altri contenti di questo risultato. Però Ciofani ha fatto un blocco su Tomovic che l'ha praticamente escluso dalla difesa della palla e ha fatto un gol importante, un bel gol. Secondo me affiorano ancora qualche fantasma del passato. Lavorare sul cinismo della squadra, lavorare sulla cattiveria della squadra e credo che sia uno dei compiti più importanti che aspetta il nostro allenatore e non credo che non ci stia lavorando su perché qualche miglioramento si è visto. Lì è proprio una cosa è innata, cioè cominciano ad arretrare, quando eravamo addirittura si arretrava anche ai tempi del pareggio in Serie A, quindi la vedo semplicemente un'operazione da lavorare e sono convinto che un giocatore come Mora che è appena arrivato ci possa dare una mano in questo, perché è uno che ce l'ha la tigna dentro, ecco. Poi dopo le sue capacità sicuramente sono di categoria e l'ambiente lo conosce. Serve della tigna, ma sulla tigna si deve lavorare, sulla cattiveria si deve lavorare. Stefano, io quando ho visto Valeri completamente libero lì sullo spigolo dell'aria, nessuno che andava avrei voluto andare in campo per spostare qualcuno in quella posizione, perché tutto è partito da lì, perché se tu sei in marcatura, sei predisposto con marcature preventive, non concedi così tanto spazio
al difensore della Cremonese che si era portato in avanti. Sì, è una leggerezza che davvero... Tutti schiacciati in aria, nessuno è andato lì. Una leggerezza che non si doveva fare, che non ci si aspettava, perché tutto sommato la difesa della SPAL aveva retto, soprattutto grazie a Beriscia, e i tre centrali stavano tenendo molto molto bene, e mancavano pochi minuti, purtroppo sì, bisognava accorciare e poi tenere duro, ecco. Cambiamo capitolo, poi torneremo alla SPAL perché dobbiamo analizzare la vittoria della Primavera, avremo qualche collegamento, soprattutto c'è l'argomento mercato, ma lo teniamo lì perché vogliamo dedicargli ampio spazio senza dover essere interrotti, e passiamo alla pallavolo. Brividi e poi è arrivato il primo successo, Mauro. Sì, sai, è stata la prima, il battesimo del, diciamo, del campionato per 9 dei 12 dei nostri ragazzi. Abbiamo 9 ragazzi ferraresi, tutti giovani, la maggioranza è giovane, insieme a 2 anziani, chiamiamoli così, perché hanno già 30 anni, sono Smagno e Simone Zambelli, che devono fare da chioccia questi ragazzi qua. E sono partiti in sordina, con un po' di tremore nelle gambe, sicuramente questo. La cosa che mi fa pensare è questo qui, che secondo me qualcuno dall'alto ci ha dato una mano, perché i ragazzi ci tenevano molto a far bella figura e a creare, diciamo, una partita e una vittoria da dedicare a Mauro Pariale. Mauro Pariale ci ha lasciato quest'estate in maniera praticamente proprio all'improvviso, cioè proprio è stata una cosa che nessuno se lo sarebbe aspettato, e in 3 giorni ci ha lasciato. Credo che i ragazzi ci avessero tenuto in modo particolare, ed è sotto di 2-7-0, attraverso anche il lavoro di Zambelli, l'allenatore, che ha sicuramente inciso anche sulle loro psiche, sulla loro testa, per poter riuscire a tirar fuori un po' di coraggio in più. Siamo riusciti a portare a casa un risultato e sul 3-2 su una squadra importante, una squadra che ha sicuramente dell'esperienza. E ecco, ripeto, mi fa piacere pensare che a un certo punto Mauro Dallassù ci ha dato una mano e ha accompagnato questi ragazzi che li conosceva tutti benissimo, li ha accompagnati per mano. Un campionato strano questo, dopo 11 mesi di inattività. Dire strano è poco, è un campionato che sicuramente prenderà, diciamo, corpo da qui andare avanti se non ci saranno ulteriori sviluppi negativi. Adesso hanno creato questi gironi, esci dal girone per andare a fare dei quarti di finale, delle semifinali, per andare a fare una parte seconda di campionato. Si arriverà, non so, a maggio, giugno, adesso vediamo cosa che succede. Come dice il coach Zambelli, dobbiamo cercare di mettere 2 squadre dietro, e oggi ci siamo, e poi da lì rimanere in quel posto lì, perché così ci salviamo e diamo coraggio e speranza ai giovani. Non abbiamo delle grosse ambizioni, sicuramente, abbiamo solo la capacità e la volontà e il coraggio di far giocare dei ragazzini che fino all'anno scorso facevano qualche minuto in Serie B e oggi sono i titolari, quindi c'è una grande crescita in questo senso. Sì, tra l'altro non va dimenticato che la vittoria ottenuta appunto con un 3-2 quando la squadra si trovava sotto 2-7-0 è stata ottenuta anche senza uno dei giocatori più forti, certo. E quindi assume ancora una rilevanza superiore. Certo. È sicuramente stato un lavoro che il coach Zambelli è riuscito a inculcare nella testa dei ragazzi, gli ha dato gli stimoli giusti, perché nel momento in cui la tua bocca di fuoco più importante, quello che anche gli altri ragazzini si sentivano sicuri ad avere, questo qui, il nostro schiacciatore Grassi, diciamo, che doveva accompagnare la squadra ad un risultato importante, sono rimasti senza. C'è stato un momento di scoramento, di avvilimento, però sono stati bravi a reagire e alla fine a portare a casa una vittoria, perché vincere 3-2 quando sei sotto 2-0, e anche nel terzo set sono riusciti a mettere davanti, diciamo, la testa ai nostri avversari a 19-18, è stato un momento in cui era facile farsi prendere dallo scoramento, invece sono stati molto bravi, ha portato a casa una bella vittoria. E tra l'altro desta molta curiosità questo giovane opposto, il figlio del vostro presidente, no? Il figlio di Massimiliano Bristot è stato lanciato con una notevole responsabilità,
a fare l'opposto e adesso, adesso la tiri giù, la metti giù, gioca senza remore, gioca senza particolari come dire, preoccupazioni, metti giù quella palla lì. E si è comportato molto bene, come dire, ha dato un contributo importante, ha fatto credo 24 punti nella partita ed è stato l'elemento, la sorpresa della squadra. Ma siete attrezzati per disputare adesso così tante partite anche in un breve periodo, tra l'altro con una formula molto particolare, perché la prima fase, se non sbaglio, si gioca andata e ritorno in questo mini girone, poi si vanno a scontrare le squadre invece che erano inizialmente nel vostro girone, ma che adesso sono nell'altro sottogirone. C'è da impazzire. C'è da impazzire, è talmente complicato che ho fatto fatica ancora anch'io a digerirlo, a comprenderlo. Di sicuro c'è questo, che il grande sforzo che ha fatto la società per creare le condizioni di lavorare in sicurezza con tutti i nostri ragazzi, quindi mantenere sanificati gli ambienti, puliti le distanze, eccetera, evitare i contatti che non siano strettamente di carattere sportivo, ha permesso di poter allenarsi in maniera costante e continuativa. Non c'è stata la possibilità di fare delle grandi amichevoli, questo sì, quindi magari mancava la tensione della gara e della partita, però i ragazzi hanno lavorato molto bene e coach Zambelli insieme a Ruggero Tosi hanno dato diciamo prova di essere in condizioni di far lavorare al meglio questi giovani e tirare fuori da loro sempre qualcosa di nuovo. Perfetto, io intanto vi do il risultato momentaneo della partita Brescia-Monza ancora 0-0 e niente, ci vediamo tra qualche istante, pubblicità. Rieccoci e bentornati, altro breve aggiornamento, Brescia-Monza 0-0, rimangono stabili. Adesso abbiamo in collegamento Skype Ruggero Luderniani, che è responsabile tecnico del settore giovanile della SPAL. Buonasera Ruggero. Buonasera a tutti. Ciao Ruggero, partiamo dai complimenti perché oggi la primavera della SPAL ha compiuto una vera e propria impresa, ha battuto la capolista Roma che era arrivata a Ferrara senza aver subito ancora alcuna sconfitta. No, beh, intanto i complimenti sinceramente li voglio girare al mister, al suo staff e ai ragazzi. Ti ringrazio Sandro. Oggi sicuramente è stata una bella soddisfazione. Devo dire la verità, è stata una partita molto difficile contro una squadra, secondo me, non a caso era la prima in classifica, aveva fatto 6 partite, 6 vittorie. Ma è una squadra che ci ha messo veramente tante in difficoltà. Siamo stati bravi a soffrire, siamo stati bravi a tenere il campo fino al 94esimo. La partita che dovevamo fare era questa in questo momento, perché comunque la squadra è un po' diversa rispetto a quella che ha affrontato le prime 4 partite e comunque l'avversario era un avversario veramente di spessore elevato. Ciò che ha impressionato nel vedere questa partita rispetto a altre gare dei settori giovanili che abbiamo avuto modo di seguire soprattutto negli anni passati, visto che quest'anno praticamente il campionato si è fermato immediatamente, è stato il ritmo che hanno dato vita alle due squadre per tutta la partita, mai una pausa, scontri, veramente un campionato a mio giudizio che può far crescere i ragazzi. No, ma il campionato ve lo diciamo dal primo giorno che abbiamo avuto la notizia di essere ripescati in Primavera 1, è un campionato difficilissimo. Proprio stamattina parlavo con i miei collaboratori e pensare chi possa retrocedere in questo campionato per i valori che ci sono è difficile fare un pronostico. Oggi abbiamo incontrato una squadra che sabato pomeriggio aveva 5 giocatori in panchina con la Roma prima squadra, quindi è innegabile che incontriamo delle squadre che hanno dei valori assoluti di alto livello. La grande soddisfazione del lavoro che stiamo facendo come settore giovanile è finalmente poter fare questo campionato che permette una formazione differente rispetto ai campionati che abbiamo fatto fino all'anno scorso. Permette anche a noi di darci una valutazione diversa rispetto al materiale che abbiamo sotto mano. E la dimostrazione è quello che hai detto tu oggi, ma la partita con l'Inter, la partita col Torino stessa che ci è stati raggiunti all'ultimo minuto, sono partite innanzitutto che fino all'ultimo secondo sono tutte tirate e ripeto, penso che sia importante per i ragazzi, per la loro formazione, questo tipo di campionato.
L'obiettivo chiaramente è quello di portare i giocatori in prima squadra. Si investe sul settore giovanile proprio per questo. Adesso ci sono già Moro e soprattutto Secche, che sta dimostrando grandi qualità tecniche e fisiche. Ma è ovvio che l'obiettivo principale di un settore giovanile deve essere questo, Sandro. Poi è chiaro che tante volte a noi che gestiamo queste squadre un po' magari ci viene messa qualche difficoltà proprio per queste cose, ma il nostro obiettivo deve essere quello di produrre giocatori che possano essere il più pronti possibile per la prima squadra, che possano essere un bacino di reclutamento per la prima squadra. E quindi in questo momento pensare che Moro e Sec non sono a nostra disposizione perché sono a disposizione del mister Marino, per noi è una grande soddisfazione. Ma come lui Esposito, come lui Gabriel Strefezza, come lui Dembatia, cioè come lui anche Riccardo Spaltro, cioè per noi è il nostro obiettivo, cioè l'obiettivo di un settore giovanile come la SPAL è quello di far sì che più giocatori possibili che passano per il settore giovanile o che vengono acquistati dal settore giovanile possano un domani far parte della rosa della prima squadra. Ciao Ruggero, ti volevo chiedere una cosa. Nelle ultime partite abbiamo visto Tuniov nella primavera, pensi che potrà rimanere tutto il resto della stagione con la squadra di Scurto, oppure tornerà con la prima squadra, oppure pensate di cederlo in Serie C magari per fare esperienza? Ah, intanto ciao Stefano. Allora, il discorso di Tuniov è molto semplice, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa insieme al direttore Zamore, insieme al suo collaboratore Ivone De Franceschi. Io penso che Giorgio, per come lo chiamiamo noi, anche se Giorgio il suo nome è naturale, debba finire un percorso che magari l'anno scorso l'abbiamo un attimo accelerato. Io penso che in questo momento lui gli faccia bene fare questo tipo di partite, gli faccia bene rimanere all'interno del contesto SPAL, e poi dopo sarà le valutazioni da sopra, da parte del mister, da parte dello staff della prima squadra, da parte dei direttori della prima squadra, capire se può ritornare utile in questo preciso momento, se invece deve finire un percorso che, come tutti i ragazzi, perché delle volte ci dimentichiamo che ogni ragazzo ha la sua strada, ogni ragazzo ha il suo momento di maturità, ogni ragazzo ha il suo momento anche di maturità calcistica, e in questo momento io ho parlato con il ragazzo, ho parlato anche con chi lo segue, sono convinto che lui debba finire questo tipo di percorso all'interno con noi piuttosto che uscire, anche perché, come si diceva prima, questo è veramente un campionato comunque molto competitivo. Poi dopo sarà chi di dovere a dover fare le valutazioni su di lui, però in questo momento penso di poter dire che la nostra idea, il nostro percorso è quello che lui rimanga qui con noi, faccia parte della rosa della primavera, e chiaramente quando ci sarà bisogno da parte della prima squadra lui chiaramente deve essere a disposizione. Ruggero, tanti stranieri a disposizione mister Scurto, come siete strutturati, come lavorate per trovare questi ragazzi e soprattutto come lavorerete per il futuro? Poi vi aggiungo anche questo interrogativo. Chi è stato a pescare Scurto? Ma allora, guarda, siccome la sento spesso dire questa cosa degli stranieri, è chiaro che il nostro è un percorso che comunque sia breve. Vi faccio un esempio. L'annata del 2002 è l'annata in cui la SPAL è salita dalla Lega Pro alla Serie B. E quando tu vai a formare il primo gruppo, che è del gruppo nazionale, che è il gruppo dell'Under 15, quando ti presenti con la cartina della Serie A è un appeal di un certo tipo, quando ti presenti con la cartina della Serie B è un altro, quando ti presenti con la cartina di una neopromossa dalla Lega Pro è un altro ancora. E quindi noi stiamo vivendo in questo momento tra l'annata 2001, 2002, 2003, che è esattamente l'annata della Lega Pro e della Lega Pro in cui siamo venuti su dalla Serie B e il primo anno di Serie B, in cui chiaramente abbiamo investito anche successivamente su determinati profili che chiaramente in questo caso sono stati profili stranieri. Come siamo strutturati? Siamo strutturati che io ho un responsabile scouting che è Giacomo Laurino, che reputo un grandissimo professionista. Insieme a lui abbiamo diversi osservatori, tra cui uno che conoscete bene perché è di Ferrara, che è Francesco Conti, e attraverso altri ragazzi che collaborano con noi abbiamo un gruppo di lavoro, secondo me, che soprattutto ha grande passione, prima facciamo un grandissimo lavoro a video e poi cerchiamo chiaramente di andare a vedere tutti i ragazzi di persona. Chiaramente in questo momento diventa un po' più problematico andarli a vedere di persona per ovvi motivi. Però, ripeto, non è che la SPAL ha un indirizzo straniero, perché
prendere gli italiani fa piacere a tutti, avere italiani bravi fa piacere a tutti. È chiaro che bisogna sapere che quando c'è un italiano bravo in un'altra squadra i prezzi sono elevati e magari in questo momento noi riusciamo a fare altri tipi di operazione, però non c'è preclusione per gli italiani, non c'è chiusura per gli stranieri, noi dobbiamo semplicemente cercare di portare il maggior numero di ragazzi bravi che possano poi un domani fare il percorso all'interno della SPAL o comunque diventare un portafoglio della SPAL e poi vediamo un attimo quello che cammin facendo sarà il percorso che ognuno di questi ragazzi farà. Per quanto riguarda Scurto, Alessandro, io ero un paio di anni che lo seguivo, Beppe. Lui è comunque un allenatore giovanissimo che per una serie di vicissitudini sue personali dal punto di vista fisico ha dovuto smettere di giocare presto. Aveva fatto benissimo a Palermo, poi il Palermo ha avuto quello che è successo, che è fallito, è andato a Trapani e con una squadra secondo me normale l'anno scorso ha fatto molto bene. Lo reputo un allenatore concreto, un allenatore che dà grande intensità alla squadra, un allenatore che gli piace andare a prendere gli avversari in avanti, un allenatore secondo me moderno, giovane, che secondo me avrà un futuro davanti importante. Penso di poter dire sinceramente che sia il primo acquisto e il valore aggiunto di questa primavera. Obiettivo di classifica per questa primavera, anche se sappiamo conta relativamente. No, ma sai, chiaramente facciamo un campionato in cui ci sono le retrocessioni, Alessandro, quindi dire che non conta il risultato sportivo direi una bugia, onestamente. Noi chiaramente dobbiamo cercare di valorizzare i giocatori, dobbiamo cercare di produrre giocatori, dobbiamo magari cercare di fare una partita tecnicamente migliore di quella di oggi, anche se l'avversario era veramente importante, però noi abbiamo un solo obiettivo da neopromossa, penso che sia giusto così, che è quello di salvarci. Se voi pensate che in questo momento la quart'ultima è l'Atalanta, capite la difficoltà di questo campionato e capite perché io coi ragazzi insieme al mister continuiamo a dire che il nostro obiettivo deve essere solo quello della salvezza, ma lo dico non per mettere le mani avanti o per un discorso scaramantico, lo dico perché veramente è un campionato complesso in cui arriveranno dei momenti di difficoltà e metterne dietro 4 su 16 squadre totali è sicuramente per la SPAL, penso di poter dire, un grandissimo traguardo. Si parla della Serie A, Ruggero, periodo difficilissimo, stop a tutti i campionati, è stato molto problematico lavorare, si profila un altro momento molto delicato. È stato problematico sì, è stato problematico dal punto di vista, è tuttora problematico dal punto di vista organizzativo e ringrazio pubblicamente Alessandro Landini che sta facendo un lavoro straordinario dal punto di vista organizzativo. È problematico per i ragazzi perché comunque gli manca la partita, gli manca la competizione, gli mancano i campionati. È problematico per gli stessi allenatori che comunque si trovano di fronte a una situazione anomala. Noi come SPAL abbiamo avuto la fortuna, la bravura di poter far sì che bene o male questi ragazzi si potessero sempre allenare. Mi è dispiaciuto tremendamente dover interrompere per circa 6 settimane l'attività dei ragazzi più piccoli, dell'attività di base, ma semplicemente perché in quel momento lì dal punto di vista logistico dovevamo strutturarci in maniera diversa sulle strutture dove ci alleniamo. Però noi in questo momento abbiamo un obiettivo che è differente rispetto a ogni stagione, che è quello di allenarci ogni giorno per migliorare i ragazzi. Come dico sempre a loro, non dovete pensare alla partita, che in questo momento purtroppo non c'è, dovete pensarvi a migliorarvi quotidianamente. È difficile, è difficilissimo, perché comunque per loro la partita è uno stimolo, cioè è il loro pane quotidiano, il loro pane domenicale. Però, ripeto, noi in questo momento abbiamo la fortuna che ci stiamo allenando con continuità e penso di poter dire che in questo momento è la cosa più importante. Ruggero, noi ti ringraziamo tantissimo, grazie mille, buona serata. E continuate grazie così. Ciao Ruggero. Grazie mille, buona serata ciao, a tutti. Ciao. E adesso abbiamo le pagelle di Giuseppe Cileghini in collaborazione con Autopo. Berisha 7,5, con una serie di interventi prodigiosi, tiene in partita la SPAL. Nulla può invece sulla rete del pareggio. Tomovic 5,5. Si fa superare da Ciofani in occasione del pareggio. In precedenza non aveva demeritato. Vicari 6. La difesa viene ripetutamente sollecitata, soprattutto nel primo tempo. Lui non commette errori evidenti, anche se troppe volte palloni aerei sono preda degli avversari all'interno della nostra area.
Ranieri 6, discorso analogo a quello fatto per Vicari. Prova anche a rendersi pericoloso in una delle poche volte che i biancozzurri impensieriscono la difesa avversaria. Dickman 5,5. Entra al posto dell'infortunato Floccari a metà primo tempo e disputa una partita senza squilli sulla corsia destra. Missiroli 5. Il centrocampo, soprattutto nel primo tempo, subisce la netta supremazia avversaria. Poco appariscente in costruzione, fatica anche in contenimento. Esposito 5. Prestazione sottotono, poca regia e molta fatica anche in fase di filtro davanti alla difesa. Sala 5,5. Mezzo punto in più per il traversone del gol. Per il resto, anche per lui, molta fatica sulla corsia sinistra. Strefezza 5,5. Avanzato di posizione dopo l'uscita di Floccari, non trova mai una giocata importante nella metà campo avversaria. Valotti 5. Mai uno spunto, si nota veramente poco fino all'inevitabile sostituzione. Paloschi 7. Ha il merito di segnare con una bella deviazione al volo la rete che porta in vantaggio alla SPAL. Per il resto, molta fatica nel tenere palla nella metà campo avversaria. Mora 6. Saprà fornire il suo contributo da combattente in un centrocampo molto più tecnico che dinamico. Per ora solo un piccolo assaggio. Sernicola 5,5 rileva Sala preoccupandosi esclusivamente di tamponare le avanzate avversarie sulla corsia sinistra. Personalmente contesto un giudizio di Giuseppe Cereghini, poi sentiremo anche Mauro Baroni e Stefano Manfredini. Non si può dare l'insufficienza a Strefezza. Per me meritava molto di più. Mauro. Sicuramente per l'impegno che ci ha messo. Non dovete farvi condizionare dalla mia opinione. No, io l'ho visto. Non è che la vi dica partita, fuori dalla porta perché la pensate come ce l'hai. Ho visto la partita e ha commesso meno errori che di altre volte, qualche imprecisione sicuramente, però perlomeno come volitività e come capacità e come volontà ce l'ha messa. Ha fatto una partita, secondo me, sopra la sua media. Ecco, io l'ho visto in altre partite dove meritava l'insufficienza, questa volta era, diciamo, almeno la sufficienza la poteva prendere. Stefano, a che parte stai? No, dai, secondo me è un 6,5 Strefezza, è stato bravo anche ad interpretare in maniera diversa le fasi della partita, quando anche è dovuto cambiare ruolo e ha ottenuto anche i complimenti del mister. È un giocatore soprattutto in prospettiva, senza D'Alessandro sulla fascia, sarà uno di quelli su cui dover puntare. Ecco, secondo me Strefezza è sempre mancata un po' la continuità, o anche quello che sottolinea spesso Marino, manchiamo nell'ultimo passaggio, nell'ultima giocata, poi dopodiché c'è anche la finalizzazione, c'è la conclusione. 10 secondi sì, di più poi. Ci si aspettava molto dopo un bel campionato di Serie A, ha faticato un po', ha avuto anche il Covid, ha qualche attenuante, il girone di ritorno deve e può dare qualcosa di più. Dunque, abbiamo pubblicità, perché dopo, e poi rimanete qui perché parleremo di mercato. Certo, quindi state con noi e noi ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci, bentornati. Fine primo tempo, Brescia-Monza 0-0. Adesso stanno arrivando, Sandro, dei messaggi inerenti, insomma, un pochino al mercato e anche a Floccari, alla condizione di Floccari. Chiedono in molti. Per Sergio Floccari nessun problema, questa mattina tra l'altro si è anche allenato, bene ha fatto la dottoressa Raffaella Giagnorio a cautelarsi, quindi a far rientrare anzitempo il capitano negli spogliatoi. C'era stato questo contatto, definiamolo così, con Castagnetti, che gli aveva provocato una piccola perdita di sangue all'interno dell'occhio, ma è una parte molto molto delicata, certo. Per cui giustamente è stato ritenuto opportuno far rientrare anzitempo sotto la doccia, come si dice, Sergio negli spogliatoi. Questa mattina certamente nessun problema, quindi sarà a disposizione per le prossime gare. Meglio. Precauzione indispensabile. Assolutamente. Quindi, prima va salvaguardato l'uomo, poi si pensa al giocatore, certo. Si pensa ai al risultati resto della squadra. Mauro. Certo, importante salvaguardare, poi voglio dire, non è più un ragazzino, poi con l'esperienza che ha è il capitano. Ma lui voleva giocare, perché sto certo, bene. Certo, però voglio dire, ne abbiamo bisogno anche per la prossima partita, è meglio che stiano tranquilli e sereni che non peggiori la situazione. Ecco. Mercato delle partenze, sappiamo, Castro, Salomon, Jankovic e Sebastiano Espolito, società che ha risparmiato anche in prospettiva, in particolar modo sugli ingaggi.
Partiamo dai primi innesti. A tuo giudizio, Stefano, quanto potranno essere utili gli arrivi di More e Tumminello? Ma Tumminello è potenzialmente un ottimo acquisto. Purtroppo sappiamo che è un ragazzo che negli ultimi anni ha avuto dei gravissimi infortuni, non gioca una partita ufficiale da quasi un anno e mezzo. Sappiamo anche che non è infortunato, però insomma per ritrovare un pizzico di condizione, di ritmo, partita, gli serviranno un altri 10 giorni, 2 settimane, quindi insomma bisognerà aspettare un po'. Credo che nelle intenzioni comunque della società non sarà certo l'unica punta da mettere a disposizione di Marino, ecco. Mora invece è un giocatore che insomma da queste parti conosciamo bene. Non alimenterei troppe aspettative come quelle che un anno fa erano state riposte su Bonifazi al ritorno, che poi le cose non erano andate bene. È comunque un giocatore che a centrocampo darà senza dubbio il suo contributo, è un giocatore ancora integro, nel 3-5-2 che ha in mente Marino può giocare tranquillamente mezz'ala sinistra o comunque in linea mediana, e insomma anche a livello di personalità ci si può sempre contare. Mauro? Io diciamo credo che l'acquisto di Mora sia un po' perché ha lasciato un ottimo ricordo, un ottimo ragazzo, è un uomo che fa spogliatoio ed è una persona che è umile, sa stare al suo posto e darà sicuramente un contributo, salvo verificare le sue condizioni, verificare quello che può dare da un punto di vista del gioco e degli schemi del mister. È sicuramente un ottimo ragazzo. Tumminello onestamente non lo conoscevo e non ho un'idea di quali siano le sue potenzialità. Direi che comunque la squadra, la società ha fatto un ottimo lavoro, cioè ha bisogno di liberarsi di una serie di ingaggi, aveva bisogno di farlo e di riuscire a creare le condizioni per sviluppare questo campionato nel migliore dei modi, perché la realtà è questa: giochi senza pubblico, giochi con una fetta di sponsor molto inferiore rispetto all'anno scorso, quindi sono sacrifici enormi dal punto di vista della società, e quindi ritengo che si stia muovendo bene il DS insieme al Presidente per ottenere questi risultati. Senza ombra di dubbio questa serie di cessioni va valutata in modo molto molto positivo, perché si sa, acquistare è facile per tutti i direttori, ma riuscire a liberarsi di giocatori che non si sono espressi a livello delle aspettative e soprattutto portano con loro il fardello di ingaggi pesanti non è cosa di poco conto. No, non è semplice. Dicevamo, è arrivato Tumminello. Perché è arrivato questo giocatore? Perché, a mio giudizio, la società ha deciso, lo dico, deciso, lo ribadisco, ha fatto questa scelta, ha preso questa decisione, è entrato in questa determinazione di ingaggiare quell'attaccante che serve per fare un salto di qualità quasi definitivo. Dico quasi perché poi ne aggiungiamo un'altra. Quindi, Stefano, si sono fatti vari nomi, ne sono rimasti due. Sembra di sì, insomma, erano spuntate varie candidature, sembra che nelle ultime ore ne siano rimasti appunto in lizza due. Si tratta di due attaccanti di spessore che credo possano entrambi fare il caso della SPAL, e si tratta appunto di Carmine del Verona. Non dimentichiamo, era stato corteggiato a lungo dalla SPAL anche la scorsa estate, poi decise di rimanere in Serie A. E poi... Fermati, diamo due dati su Samuel Di Carmine, classe 1988, cercando di riassumerli, 10 campionati di Serie B,
con 279 presenze, ma anche un bottino di 78 gol. Tra l'altro questo è un giocatore che non è solo un finalizzatore. A Verona l'anno scorso 22 presenze e 8 gol, per cui è un giocatore che può dare un buon contributo, lo sta dando anche quest'anno alla formazione scaligera, ha giocato 10 gare, tra l'altro ieri anche assist in occasione di una delle reti del Verona. Quindi questo è un giocatore che ha sì, molte tra l'altro qualità. In scadenza di contratto c'è un tira e molla sull'eventuale prolungamento, però il Verona sembra stia prendendo lasagna e quindi... C'è ancora qualche differenza tra la richiesta dell'Udinese e l'offerta del Verona. L'Udinese chiede 10 milioni di euro, parliamo di queste cifre, e il Verona sarebbe disposto a arrivare a 7-8. Ma una delle ipotesi è anche che venga prolungato il contratto di Carmine, poi possa essere trasferito per questi mesi in prestito alla SPAL, per cui non ci sarebbe nemmeno un obbligo, quindi un impegno futuro per la formazione, per la società, perché qui dobbiamo parlare di società. Ma questo sarebbe un bel acquisto. Direi tra i vari nomi è sicuramente... Altro giocatore in lista, alla pari di Carmine forse. L'altro giocatore spuntato appunto oggi è Davide Diou del Pordenone. L'anno scorso si era messo in grande evidenza nel Cittadella, 13 gol in Serie B. Passato al Pordenone e addirittura già in doppia cifra, 10 gol al termine del girone di andata. È un giocatore non più giovanissimo, 29 anni, quindi nel pieno della maturità, e sembra che il Pordenone lo possa cedere per una cifra che si aggira sui 3 milioni e mezzo. Ci stanno pensando anche in Serie A, però la SPAL è pronta a farci un investimento. E poi c'è uno che è forte. Sì, c'è anche forte. Credo però che mi risulta che il Venezia... Ma quello che dici oggi, quando certo, c'è il mercato aperto, può venire ribaltato domani. Credo sia un po' più difficile appunto per le resistenze del Venezia. Detto questo, anche lui sicuramente è un ottimo attaccante, tra i migliori di quelli visti nel girone di andata di Serie B. C'è il fatto che però lui è legato contrattualmente per 3 anni al Venezia, ha un contratto di circa 700.000 euro netti all'anno, il Venezia lo ha pagato per portarlo a casa dalla Juve Stabia, quindi andiamo già su situazioni abbastanza pesanti. Mentre tramonta definitivamente la pista Nestorowski, perché il giocatore non vuole scendere di categoria. Ricordiamo che in forza l'Udinese ha giocato 11 partite, tra ovviamente gare da titolare oppure da subentrante, e ha realizzato anche un gol. E qui abbiamo detto del primo salto di qualità, ma potrebbe essercene anche un secondo, perché è chiaro che la SPAL vorrebbe aumentare il tasso tecnico, ma soprattutto il tasso dinamico del centrocampo. E qui c'è Petriccione. È anni che dico, per me questo è in assoluto forse il miglior centrocampista della Serie B, quel giocatore che tutti vorremmo avere in una squadra, perché è quello che prende in mano proprio per mano i compagni di squadra. Questo è un grandissimo giocatore. Attualmente è a Crotone, la SPAL potrebbe fare due proposte al Crotone. Io credo due contropartite. Credo che inizialmente sia stato proposto Murgia e la SPAL ha provato o stia provando ancora a proporre Murgia. Il Crotone mi risulta che invece sia più orientato su un altro giocatore. Lo possiamo dire Di Francesco. E sulla base di questo scambio si potrebbe davvero arrivare ad un accordo che potrebbe mettere d'accordo tutti, perché la SPAL rinforzerebbe il centrocampo, in attacco perderebbe sì una pedina importante ma non imprescindibile, perché comunque nemmeno in Serie B
salvo qualche partita. Il discorso che vale per Alessandro, che ormai è del Monza. Salvo qualche partita, anche in Serie B, Di Francesco non è riuscito per diversi motivi a lasciare davvero il segno, e quindi in un colpo solo, insomma, la SPAL si rinforzerebbe in due reparti. Signori miei, io vi dico che se arrivano Petriccione, e che sia Dove, che sia Forte, che sia Di Carmine, la SPAL se la può giocare. Lo metto per iscritto, dopo mi contesterete, me ne direte tutti i colori, tanto non ho problemi con le big, ovvero Empoli, che però ha un discreto vantaggio, Lecce, mettiamo un po' in sottordine il Cittadella, e il Monza. Se arrivano questi due giocatori, io dico bravi, 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 brava società. Come se non arrivano, dico ai 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 ai, soprattutto se non arriva la punta, allora dico non ci siamo. Però ricordiamoci anche le dinamiche del mercato e gli impegni finanziari a cui si dovrà, non ce li metto io, non so, Francesco me lo dice, mette Ghitiba, io, devono entrare nelle dinamiche, ovviamente, degli equilibri di bilancio della società. Se arrivano questi due giocatori, ce la giochiamo, signori, cioè se la giocano, diciamo, noi ferraresi ce la giochiamo per la promozione diretta. E qui mi fermo, perché dobbiamo andare... Abbiamo l'Hit Parade per il migliore in campo, in collaborazione con Exera. Eccoci qua, direi per tutti voto unanime per Berisha, il resto del Carlino, la nuova Ferrara, telestense.it, telestense, lo spallino.com ed estense.com. Abbiamo la classifica, 18 punti per Berisha, 15 Esposito, 12 per Salamon, 11 per Tiam, 10 Valotti, 9 Strefezza, Castro anche lui 9, 5 per Paloschi e 5 per Sernicola. Intervenite poi sul mercato, perché io ho tirato le conclusioni, però voglio sapere le vostre opinioni, ma tornerei a parlare di pallavolo, tornerei a parlare soprattutto a Mauro Baroni di quella che è l'attività del settore giovanile della Quattro Torri e di tutte le problematiche che state affrontando per consentire ai giovanissimi di frequentare le palestre, che sono una scuola di vita. Guarda, la le palestre, cosa... i campi, diciamo, in cui si svolge attività anche all'aperto, sì, non ce ne vogliono i ciclisti, non ce ne vogliono coloro i quali svolgono attività al campo scuola, ovviamente il calcio, i canottieri. Ci sono tanti sport, il nostro è uno sport di squadra che va fatto al coperto, principalmente d'inverno, e quindi ci teniamo stretto il nostro sport. I sacrifici sono stati parecchi, perché abbiamo dovuto nominare dei Covid manager, dei responsabili per ogni palestra, dei responsabili per ogni squadra giovanile, e soprattutto tenere sotto controllo quelle che sono le normative, cioè le separazioni, gli spogliatoi, la sanificazione e tutti i lavori che sono costati parecchio alla società per riuscire a tenere in piedi questo livello anche di settore giovanile. Sfioriamo i 200 ragazzi tra maschi e femmine, e siamo riusciti a creare anche in questa occasione una squadra per ogni under giovanile, compreso il settore femminile. Per la Serie B non c'è l'obbligo dei tamponi, però li facciamo noi comunque di nostra iniziativa per tenere i ragazzi tranquilli, in maniera che si sentano anche loro, diciamo, un po' tutelati da questo punto di vista. E il settore giovanile quest'anno ha dato purtroppo un contributo negativo da un punto di vista del bilancio, perché per tenere in piedi questo sistema qua servono parecchie risorse. Mauro, questo abbiamo detto per quanto riguarda il discorso legato al Covid, però voi avete anche una sorta di compito sociale nei confronti delle famiglie di questi ragazzi. Dunque, noi abbiamo fatto, pensa casualmente, domenica una discussione tra 3-4 ragazzi in una chat. E queste certo maledette punto, chat. Non è che poi ci siamo, certo, tutti siamo qui, perché sì, ce l'abbiamo tutti, però una volta al mese ci si scambia anche qualche opinione, secondo me, di una certa valenza, di un certo, certi temi dove si può discutere. E discutiamo proprio di questo, che lo sport di squadra soprattutto è rimasto uno dei pochi baluardi per quello che riguarda l'educazione dei ragazzi, cioè dove insegni ancora delle regole, insegni il rispetto per gli avversari, il rispetto per i tuoi compagni, e dove c'è ancora un po' di disciplina, c'è ancora il rispetto dell'allenatore, il rispetto di quelli più vecchi di te. In un momento in cui la scuola ha perso la sua funzione di educazione
in senso di disciplina, perché gli insegnanti hanno, come dire, un po' perso di autorevolezza. I genitori a loro volta mandano la loro autorevolezza sui gli insegnanti e la perdono nei confronti dei figli perché non sono in condizione di controllarli. E ai ragazzi oggi ci sono degli stimoli, ci sono dei messaggi che arrivano da tutte le parti che sono veramente deleteri. Quindi lo sport, noi cerchiamo di tenere in piedi la nostra società e puntiamo soprattutto al settore giovanile piuttosto che alla prima squadra di rilievo per far sport ai ragazzi. Poi dopo che scelgano la pallavolo, la pallacanestro, il calcio, fate sport, l'importante è fare sport. Ragazzi, genitori, mandate i vostri figli a fare lo sport. È ancora un punto di riferimento importante per la loro crescita. Stefano, tu sei una generazione intermedia tra la mia, quella di Mauro, e i giovanissimi di oggi. Però anche tu hai un trascorso da sportivo, hai un trascorso nell'Acli San Luca, quindi hai frequentato, diciamo, l'oratorio dei fratelli Corallini. Sì, praticamente ho fatto tutta la trafila del settore giovanile e poi anche in prima squadra con un breve intermezzo nella Giacomense di Mattioli. Ti è scappato via, com'è? O ti ha spedito via? Ho Walter. Fatto un'esperienza nella Juniores e confermo quanto detto dal patron, insomma è sicuramente una scuola di vita, una scuola di vita impagabile, giocare in una squadra, tra l'altro è lì che ci si forma anche il primo gruppo di amici, le tue conoscenze che poi ti porti per tutta la vita. E bisogna cominciare da piccoli, ma avere la costanza anche di continuare, perché poi spesso si arriva all'età delle superiori e si smette. E invece sarebbe il caso di proseguire quantomeno fino alla maturità. Io vi interrompo qualche istante, a tra poco. Rieccoci bentornati, come ogni lunedì ricordiamo come di consueto il nostro appuntamento col Caffè Crifi, con il nostro Caffè Crifi che dal 1961 entra nelle tavole degli italiani col suo aroma unico e inconfondibile. Mauro, è stata brava? Bene, grazie. Abbiamo grazie. Qui il patron della crisi. Per cui... Allora sono contenta. Allora abbiamo il vantaggio del Monza, 0-1 che ha segnato Frattesi grazie alla complicità del portiere del Brescia. Eccoci qua. Siamo collegati nel frattempo con Cremona. Esatto, abbiamo il collegamento con Giorgio Barbieri, che è il corrispondente della Gazzetta dello Sport da Cremona. Buonasera. Buonasera a voi. Ciao Giorgio. Ciao. Come avete giudicato questo pareggio voi ieri sera tra Cremonese e SPAL? Beh, decisamente stretto per il gioco espresso dalla Cremonese, un gioco che non aveva mai portato avanti in campionato fino a ieri sera. Aveva vinto Pescara la settimana scorsa 2-0, giocando abbastanza bene, però in casa aveva sempre faticato contro tutti e contro tutte. Ieri sera invece ha trovato un gioco spumeggiante, un pressing alto, e ha messo in difficoltà una SPAL che io sinceramente mi aspettavo più forte da un punto di vista proprio del carattere. Invece la SPAL si è un po' fermata di fronte a questa pressione della Cremonese, secondo me. Questa è stata una chiave di lettura azzeccata, a mio giudizio, da parte di Pecchia, perché è questo il limite della squadra invece di Pasquale Marino. Infatti noi ci chiedevamo alla fine del primo tempo: riuscirà la Cremonese a mantenere questi ritmi sino al 90esimo? Sì, è un po' calata la squadra di casa, però alla fine ha trovato ancora risorse fisiche per raggiungere il pareggio meritatissimo, perché anche noi a Ferrara abbiamo detto senza ombra di dubbio che la Cremonese ha strameritato perlomeno il punticino. Ai punti avessimo dovuto stilare un verdetto, certo. Un incontro di pugilato, avrebbe meritato molto di più la Cremonese. Certo, certo. Secondo me la SPAL si è trovata disorientata proprio dal tipo di gioco della Cremonese. Pecchia, da quando è arrivato, ha cambiato metodo di gioco, ha spostato un po' di giocatori, ha messo praticamente i due centrocampisti che sono Castagnetti e Bartolomei appena arrivato, li ha messi in una posizione intermedia fra centrocampo e difesa, per cui la squadra tiene
tanto possesso palla, e questo è un dato di fatto. Una squadra che non gioca più con palla lunga e pedalare come voleva Bisoli, ma una squadra che ragiona e che quindi porta avanti il pallone anche in verticale, ma sempre con palla a terra. Quindi è un gioco diverso, l'avevamo visto a Pescara, però hanno detto che Pescara è una squadra scarsa, è una squadra che ha dei problemi, va bene, la vedremo in prova vera contro la SPAL e col Cittadella domenica prossima. Beh, devo dire che la prova contro la SPAL mi ha riportato ad una Cremonese che diverte, perlomeno che diverte, non segna ma diverte. D'altro canto la Cremonese era stata costruita, come ormai avviene da tantissimo tempo, per puntare almeno ai play-off. Sì, tutti gli anni è così, sono 10 anni, ma anche quando ero in C era la stessa situazione, cioè Arvedi, il patrono, spendeva spendeva tantissimo, poi la squadra non arrivava mai ai primi posti. Dopo la Serie B, dopo la promozione in B, c'è stata questa fiammata di Tesser, uno dei migliori allenatori che abbiamo visto a Cremona, allenare la squadra, poi il girone di ritorno, una specie di flop, anche poco aiutato dal mercato, ed è arrivato lì, si è salvata di appena appena. E tutti gli altri anni è andata così, pur comprando giocatori dei grandi nomi, c'era Aulo Cioffoli l'anno scorso, prima altri giocatori. E invece con l'arrivo di Braida si è cercato, adesso in questo momento, di prendere giocatori utili al gioco della Cremonese. Oggi a Cremona c'era Totti, c'era Francesco Totti, perché praticamente ha portato qui Coccolo, che è il difensore preso dalla Juventus Under 23, lui fa il procuratore, Braida si sta muovendo come vuole, arriverà Colombo domani dal Milan, insomma è un direttore generale che usa la sua esperienza, chiaro insomma. Poi avete questo Valeri che si sta dimostrando un ottimo elemento, nonostante arrivi dal Cesena, quindi dalla Serie C. Ecco, Valeri, che è romano e che è nato nella Cisco Roma in squadrette romane, poi ha giocato un pochino a Lecce, è arrivato a Cesena e a Cesena l'ha visto Bisoli. Quindi il merito di Valeri alla Cremonese è di Bisoli, l'ha visto a Cesena, lo ha portato lui da Cesena qui, gli hanno fatto un contratto, credo un biennale, un triennale, è un giocatore giovanissimo, un 99 credo, un 98-99, ed è un giocatore che sicuramente questo è uno dei vecchi terzini sinistri che spingono, era da tempo che non ne vedevamo uno così a Cremona. Ecco, a parte i soliti ignoti, mi ha fatto un'ottima impressione Selar. Sì, Selar è giovane. Selar era un giocatore acerbo, la Roma, nella Roma primavera segnava un sacco di gol. Poi ha fatto così così a Cittadella, è arrivato a Cremona e è acerbo, ancora un giocatore a cui mancano alcuni fondamentali. Però io credo che nel giro di 3-4 anni, non so bene dove, lo vedremo fra i protagonisti del campionato, magari anche di Serie A. Prima di chiedere a quale obiettivo a questo punto può ancora ambire la Cremonese, vorrei la tua opinione in merito invece a dove potrà arrivare la SPAL, pensando anche eventualmente a un rinforzo 2. Certamente arriverà un attaccante di peso, un giocatore che possa garantire un buon apporto sul fronte offensivo, così come dovrebbe fare Cioffoli, anche se non è più giovanissimo Cioffoli. Non è più giovanissimo e poi ha fatto fatica in questi 2 anni. Direi per la SPAL sicuramente i playoff. A questo punto qui difficile pensare a qualcosa di più dei playoff, però i playoff sicuramente. Io credo che la SPAL possa fare la sua bella figura per lo spareggio, per gli spareggi, per un altro posto in Serie A. La Cremonese invece penso che debba puntare solamente alla salvezza e a niente di più. E anche perché sarà ancora difficile uscire da questa zona che è a metà fra i play-out e la retrocessione. Secondo me salvezza per la Cremonese e play-off per la SPAL. Io lo vedo così. Cosa mancherebbe alla SPAL per il definitivo salto di qualità? A parte i miei suggerimenti. Fai conto che io nulla abbia detto alla luce di quello che tu hai visto ieri sera e anche alla luce di tutte le squadre che ha affrontato, del potenziale di tutte le squadre che ha affrontato sino ad oggi la Cremonese. Sicuramente in attacco, cioè è un attacco piccolo, piccolo d'altezza intendo dire, è un attacco che manca di un uomo d'area, l'uomo forte, quello che sa saltare, quello che ti porta via l'avversario, il difensore. Devo dire che per il resto la SPAL è una formazione un po' atipica, perché in difesa c'è questo giocatore, questo Vicari, che secondo me potrebbe giocare anche in Serie A sicuramente. E poi, però ieri per esempio, Floccari per questo intervento all'occhio, questa gomitata, non so bene come è successo,
ha messo dentro Marino, ha messo dentro Digman, che poi si è piazzato a fare praticamente il difensore. È stato sulla fascia di Valeri ed ha chiuso ancora di più quelle che erano le possibilità della Spal di attaccare. E quindi hai tolto un attaccante, è uscito un attaccante, hai messo un giocatore che può anche andare avanti, ma che ieri è stato costretto a difendere. E un po' è questo il problema della Spal. Secondo me, una squadra in cui tanti hanno delle qualità, compreso Sterfezza, che noi abbiamo visto anche a Cremona qualche anno fa, ma che sono tutti giocatori belli da vedere e poco concreti poi al momento opportuno, tranne Palossi, che invece ha dimostrato anche ieri di essere l'opportunista di razza. Una palla, un gol. Bene, Giorgio, noi ti ringraziamo, direi che hai fatto un'analisi perfetta di quella che è la Spal di oggi. Ci risentiremo, ci rivedremo in occasione della gara di ritorno e lì ovviamente... Che poi all'ultima sarà già tutto deciso, ma... Non è detto, perché poi si può arrivare agli ultimi 90 minuti con tante cose ancora in ballo, perché lo sai meglio di me, la Serie B è un campionato che riserva sorprese ogni settimana. Certo. E uno di quelli è il Pordenone. Il Pordenone Tessera è una sorpresa, secondo me, come Cittadella lo era per quello di Venturato per anni, e quest'anno e l'anno scorso il Pordenone, secondo me. Bene, ti ringraziamo, buona serata, buon lavoro. Stefano e Mauro, io prima non ho nascosto quelle che sono le mie opinioni in merito all'obiettivo cui potrà ambire la Spal nel caso in cui arrivino centrocampista con determinate qualità e attaccante con determinate caratteristiche. Condividete questa mia opinione oppure ritenete che ci siano delle squadre contro le quali la Spal non possa fare una gran corsa? No, beh, io considero la Spal del girone di andata un pochino sotto due o tre squadre. L'Empoli, il Monza e forse anche il Lecce, anche se in questo momento è più attardato. La Spal con uno di quei due attaccanti che abbiamo detto prima e un centrocampista come Petriccione se la può giocare alla pari. L'Empoli mi sembra che abbia preso un piccolo vantaggio, il Monza temo che possa essere una squadra che se comincia a correre si farà fatica a tenere... Avremo una controprova domenica. Però insomma io penso che la Spal se la giocherà con queste squadre, bisogna però che sul mercato arrivino questi giocatori, altrimenti la vedo dura per i primi due posti. È chiaro che il discorso si fa esclusivamente nel caso in cui arrivino due giocatori di questo livello, per quanto mi riguarda. Opinioni di Mauro? Sicuramente la squadra così com'è potrà avere delle difficoltà a mantenere questo livello di classifica, e anche se diciamo potrebbe essere a debito di qualche punto nel girone d'andata, poi nel girone di ritorno ci sono squadre che sappiamo che sono di grande esperienza, che vengono fuori e che poi non lasciano più punti lungo la strada. Sicuramente con un paio di innesti, non sono d'accordo con quello che diceva Manfredini, si può sicuramente puntare a fare il salto di qualità e andarsela a giocare fino alla fine. Adesso per me manca ancora qualcosina per dare continuità soprattutto al gioco e continuità ai risultati. Ho visto un messaggio, ci è stato chiesto come mai la Spal non ha ancora il main sponsor. Ne avrà uno per la gara di mercoledì, che si tratta dell'azienda Elba, gara all'Allianz Stadium con la Juventus, però direi che Mauro Baroni può dirci il perché la Spal è in difficoltà nel trovare il main sponsor. Guarda, io sono contento che la Spal abbia trovato lo sponsor perlomeno con questa partita di Coppa Italia, e ci eravamo anche sentiti anche noi con Alessandro Crivellaro, e credo che siamo stati anche quelli che hanno dato il là l'anno scorso a trovare il modo di coinvolgere un po' più imprese ferraresi sul fatto della sponsorizzazione della squadra, di stare vicino alla squadra della nostra città. È difficile perché in questo momento ci sono delle altre priorità, ci sono delle altre preoccupazioni e delle altre perplessità. La sicurezza, il virus che sta girando in modo quasi indiscriminato,
settori commerciali che sono particolarmente depressi in questo momento perché non fatturano, perché non incassano, non lavorano. Quindi sai, investire in pubblicità, per quanto i guru della pubblicità dicono che non è togliendo l'investimento dalla pubblicità che tu risolvi il problema da un punto di vista commerciale, resta il fatto che inizialmente gli imprenditori pensano a tutelare il patrimonio aziendale e i lavoratori, prima che disperdere troppe risorse nel settore delle sponsorizzazioni. E Ferrara onestamente ha un tessuto economico abbastanza limitato. Ci sono ancora aziende che sarebbero importanti, ma che probabilmente non vedono l'opportunità di investire nello sport. Però Elba Metalli è stata, credo, la quarta azienda che è arrivata dopo di noi, dopo nel campionato di Serie A, quando abbiamo cercato di dare questa smossa insieme alla SPAL per dire venite sulla maglia della SPAL, perché poi VB Impianti, perché Orlandi, quello con Oroil, insomma hanno dato il loro contributo per far sì che la maglia fosse sponsorizzata. Fossimo stati in Serie A sarebbe stato forse un po' più facile, ma in questo momento la vedo veramente difficile per la società. Purtroppo ci sono anche dei settori che, non potendo in questo momento svolgere la propria attività, gioco forza, è inutile che vadano a promuoversi. Mauro, ti chiamo in causa direttamente come imprenditore proprio di un settore legato alla ristorazione. Grandissima difficoltà per chi opera sotto questo fronte. Grossissima difficoltà, ci sono dei cali per certe attività anche del 70-80%, cali del 50% sono all'ordine del giorno. Cioè il settore della ristorazione del pubblico esercizio è il più martoriato di tutti in questo momento, perché anche i negozi da un punto di vista commerciale riescono ad avere anche un po' con l'orario prolungato, un po' con l'entrata diciamo scaglionata. Capisco che, cioè, io non ho mai fatto delle grosse code per comprare un maglione, un paio di calzoni, un paio di scarpe, perché comunque il negozio si presta a metterti in condizione di acquistare. Il pubblico esercizio, la ristorazione, è il momento di socializzazione, è un momento di piacere. Guarda, manca tantissimo, Mauro, perché psicologicamente pensare di non poter ritrovarsi con gli amici anche solo per sorseggiare, certo, un caffè, non è che è lo faccia perché proprio parliamo di Crifi questa sera, ma è un'abitudine dell'italiano, ma chiaro, penso è tantissimi cittadini. È un piccolo piacere che ti concede durante la giornata di prendere il caffè, di far colazione con gli amici, di prendere l'aperitivo, di andare a mangiare fuori qualche cosa. Onestamente ci sono delle situazioni in questo momento, se noti la pubblicità per televisione non è più per i prodotti per il mal di gola, per il raffreddore, per l'influenza, anche perché con la mascherina onestamente ci siamo salvati da tante piccole malattie del raffreddamento, però fanno la pubblicità degli antidepressivi e dei pubblicità di altri prodotti che in questo momento la gente si trova veramente in una situazione difficile. Speriamo di uscirne, speriamo di uscirne sono arrivati i vaccini, maniera, però più che altro, il problema per molte aziende sarebbe di uscire in tempi brevi. Di crescita in tempi brevi e con una certa costanza, non di tornare su e giù, d'inverno ritorna, eccetera. Guarda, eccetera. È veramente deprimente. È avvilente. Andare a fare la classica vasca in centro, certo, ma nel vedere nell'area commerciale del centro della città tantissimi, certo, negozi e tantissime attività chiuse. Parliamo, certo, solo, non voglio far nomi, ma prendiamo solo Corso Martiri e poi ci fermiamo qui. Corso Martiri ha subito una notevole, diciamo, defiance, anche per problemi non solamente dovuti al lavoro, anche qualche disgrazia che è successa, però Corso Martiri onestamente è diventato, ho visto, girano delle foto su un Corso Martiri vuoto, veramente deprimente. Era il nostro punto di riferimento. Torniamo a parlare di sport mentre il Monza è andato vicinissimo al raddoppio. Mauro, avete creato questa sinergia con Porto Maggiore. Quali gli esiti dopo questi primi mesi? Dunque, diciamo che c'è stato un momento quest'estate per cercare di creare le condizioni perché almeno una delle due squadre facesse un campionato di rilievo che ci teneva molto, che era Porto Maggiore. Noi contavamo molto sul cercare di sviluppare i nostri giovani, a farli affacciare ad una categoria superiore come Bragato, che è andato in prestito a loro, e cercare di creare le condizioni perché gli altri che rimanevano da noi potessero affacciarsi alla Serie B. Il progetto è partito, purtroppo è partito zoppo perché non potendo giocare col pubblico, non potendo giocare con una certa regolarità, il progetto ha avuto, secondo me,
non ha avuto quella visibilità che si sarebbe meritato. Il Palasport era a disposizione, è stato a disposizione, era una bellissima cornice, ma è una bella cornice se c'è il pubblico. Se non c'è il pubblico diventa tutto più difficile. Quindi Porto Maggiore starà anche lui, diciamo, vivendo un momento un po' particolare, per quanto i risultati delle partite del suo campionato siano risultati, diciamo, all'altezza delle loro aspettative. Credo siano quarti in classifica in questo momento con una partita in meno, quindi ci sono tutte le condizioni perché loro facciano il loro campionato come se l'erano previsto. Dispiace questa situazione che non bisogna stare attenti a come ci si muove, bisogna stare attenti a sanificare gli ambienti, non hai il pubblico da poterti far sostenere durante le partite, quindi la cosa è molto triste, molto triste. Quindi abbiamo perso un po' un'occasione. Adesso immancabile appuntamento con il corner di Poltro. Meno male che c'è Beriscia. È stato un bel primo tempo. Ciao Sandro, ciao a tutti. Bel primo tempo, se non c'era lui finiva. Poteva essere già 3-0. Invece fortunatamente c'è lui, è pagato per stare in porta, quindi uno dice però bravo. Secondo tempo riusciamo a far gol, bel gol devo dire, Paloschi contentissimo, io contentissimo sul divano, mia moglie che stava un po' dormicchiando ha detto cosa è successo, ha fatto gol, la spam. Bene, poi cosa succede? Tripolata, ce la facciamo, bah, questi qui continuano a spingere, vari cambi, io speravo che Sick, la stessa un pelo prima, fare un po' di scompiglio lì in mezzo, però vabbè, è andato su dopo e abbiamo preso il gol. Abbiamo preso il gol, un bel gol tra l'altro, è arrivato lì Tomovic un po', bravo. Per me è un punto meritato, è stato bello portare a casa quel punto lì, per come poteva andare. Poi criticoni, sappiamo che siamo fatti, non va bene neanche se vincevi alla fine. Parliamo un po' di mercato, ne state parlando sicuramente anche voi, caro Sandro e cari amici. E, vabbè, abbiamo visto tutto quello che è successo, abbiamo visto che Castro è partito, è andato in Turchia, D'Alessandro è andato a Monza, Salomon ha finito, è tornato a casa. E io a quest'ora spero che non ci siano altri cambi sulla fascia, cioè tipo di Hickman, tipo Valotti. Ecco, quindi mi dispiace, no che non mi dispiace per gli altri, però poi vediamo chi arriva. Due sono già arrivati, Luca Mora che saluto, benvenuto, bentornato, vedi come dice Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Due minuti, sono già fuori tempo massimo. Ragazzi, ciao, abbiamo anche l'attaccante nuovo, adesso appena se è pronto che lui va e poi vediamo chi arriva, leggo di nomi pazzeschi, speriamo. Ragazzi, come diceva mio nonno, ciao a tutti e forza Spalla. Stefano, tutti parlano di mercato, ovviamente tu prima hai sfiorato un argomento, abbiamo poco più di un minuto per parlarne, come della pubblicità, si va verso un 3-5-2, qualora arrivino anche questi giocatori di cui abbiamo parlato in precedenza? Beh, mi sembra che l'indirizzo sia questo, l'innesto di Mora va in questa direzione, la ricerca di un giocatore come Petriccione idem, mi sembra che insomma mister Marino anche stia un po' lasciando da parte alcuni giocatori che a inizio stagione erano stati presi forse pensando ad un tridente come Brignola, ma anche di Francesco, probabilmente. Questi giocatori un po' atipici, esatto. È difficile trovare una definitiva collocazione. E la cessione di Castro anche è funzionale, insomma, a questo disegno tattico. Mi sembra che Valotti, specialmente in casa, perché in trasferta continua a faticare in quella posizione di mezzala, possa trovare tanto spazio. Penso che possa essere il modulo giusto. Siamo ancora negli ultimi minuti, direi, a Brescia. Vedo 81esimo e sempre il Monza in vantaggio per una rete a zero. E noi andiamo? Allora noi andiamo in pubblicità e ci vediamo tra pochissimo.
Eccoci bentornati, adesso abbiamo la classifica Bomber in collaborazione con Autofficina Mingozzi e Stracciari Auto. Eccoci qua, allora abbiamo 10 gol per Coda del Lecce, per Forte del Venezia, per Mancuso dell'Empoli, per Dio del Pordenone, 7 per la Mantia dell'Empoli e Mancuso del Lecce, 6 per Bagic dell'Ascoli, Gargiulo Cittadella, Mazzocchi della Reggiana, Tutino della Salernitana e Meggiorini del Vicenza, 5 per Paloschi e Valotti della Spal, 3 per Castro e Di Francesco della Spal, 2 per Salvatore Esposito d'Alessandro, Sala Monstrefezza. E direi che siamo a 2 gol, perfetto. Adesso a Stefano possiamo parlare insomma un pochino della Coppa Italia, della Juve, ecco, che si terrà lo scontro contro la Spal. Beh, un po' il classico Davide contro Golia, purtroppo questa formula che a me personalmente non piace particolarmente della Coppa Italia, che penalizza i più piccoli, i più deboli, francamente già una partita di per sé proibitiva lo diventa ancora di più, giocata fuori casa, in trasferta. È comunque un premio per il percorso che la Spal è riuscita a fare partendo, ricordiamo, dal secondo turno di Coppa Italia, i primi turni superati anche un po' a fatica ai calci di rigore grazie alle parate di Demba, contro il Bari, contro il Crotone. Spettacolo a Crotone, questo dici, veramente da divertirsi. E poi una bellissima vittoria contro il Monza in Coppa Italia e quella splendida al Mappei Stadium. Quella contro la Juventus è una partita che si commenta da sola, insomma è difficile prevedere che ci possa essere equilibrio, però Non pensavamo nemmeno ci potesse essere partita contro il Sassuolo. E un piccolo dato statistico, la Spal è stata tra tutte quelle che hanno superato il turno agli ottavi, è stata quella che l'ha superato, che si è qualificata in maniera più brillante, più... E chissà che non possa essere di buon auspicio. Insomma. Marino ha detto chiaramente ieri sera nel post partita, nello spogliatoio dello Zini, che sì, andrà a Torino per far bella figura, ma soprattutto con la mente rivolta al campionato. Per cui è lecito aspettarsi molte, è brutto dirlo, non voglio dire secondo me, molti di quei giocatori che ultimamente sono stati meno impiegati, qualche giovane tipo Sec. Sì, beh, non dimentichiamo che in tutti i turni precedenti la Spal ha schierato le cosiddette riserve, eppure sono saltate fuori quasi tutte belle partite, buone prestazioni, abbiamo potuto apprezzare dei giocatori che in campionato non vediamo tanto e chiaramente non ci sarà di fronte il Bari o il Crotone, però la Juventus, io credo che mister Marino schiererà una squadra competitiva, però pensando soprattutto al big match che per fortuna è stato posticipato di 24 ore rispetto alla programmazione iniziale. Diciamo che qui, a prescindere dalla Lega, c'è stata anche la sportività da parte del Monza che, sollecitato dalla Spal, ha accettato questa richiesta della società ferrarese. Non è una cosa, Mauro, che capita spesso nello sport, anzi purtroppo, c'è questo malcostume di cercare eventualmente anche di approfittare delle disgrazie altrui o dei problemi altrui. Infatti, no, io sono d'accordo con lui che è la formula che non è un granché. Io speravo che dai quarti in poi si facesse almeno l'andata e ritorno, perché o Juve o Milan o Inter eccetera sono sempre squadre che poi quando arrivano a Ferrara creano interesse, creano movimento, creano pubblicità per la città, creano pubblicità per il nostro stadio. Ci stava una bella partita a Ferrara con una squadra di primo livello, però devo anche dire che un osservatore importante come Mildo Balboni ha detto che lui ha visto la Juve che si è molto trattenuta domenica in virtù del fatto che mercoledì gioca con la Spal, quindi l'ha vista
in maniera un po' contenuta anche sulle sue folate, eccetera. No, è una bella soddisfazione andare a Torino a giocare con una squadra come la Juventus, ed è sempre una pubblicità per la nostra società e per la nostra squadra. Ecco, ricordiamo che oltre alla sponsorizzazione di Elba Metalli c'è un'altra iniziativa voluta dalla società, ed è quella di indire un'asta per potersi accaparrare le maglie che indosseranno i giocatori, e panchina compresa. Il ricavato andrà devoluto interamente in beneficenza all'Associazione Ricerca Oncologica Sperimentale Estense. Anche queste sono iniziative che fanno bene allo sport, ne vorremmo vedere anche di più. Sarebbe il caso di quasi calendarizzarle, cioè almeno 2 o 3 volte all'anno, in modo da poter creare interesse su queste associazioni che hanno sempre grosse difficoltà a mantenersi. No, perché poi c'è un doppio fine, c'è quello del ricavato, ma c'è anche la visibilità per queste, che di norma sono onlus. Certo, perché hanno bisogno di essere tenute in libertà, in evidenza proprio da questo tipo anche di iniziative e di manifestazioni. Io volevo chiedere al presidente Baroni sulla sua... Al patron, non è più presidente. Patron. Se rivede nello spirito di questa Quattro Torri quello che animò la sua prima Quattro Torri, anche quella, se non ricordo male, era una squadra con una forte anima ferrarese e poi ha cominciato dalla Serie C, se non sbaglio, certo, per cominciare un bel percorso. Beh, lì diciamo andiamo indietro ormai di 14 anni e c'erano i due di quei ragazzi di allora che avevano neanche 18 anni che fecero le finali nazionali a Roma, Smagno e Zambelli, insieme a tutti gli altri che in quel momento diciamo calcavano i nostri palasport, fecero l'organico per la Serie C, quindi facemmo una Serie C insieme con Zambelli di ragazzini che erano proprio alle prime esperienze. E lì piano piano, nel giro che in 2 anni di Serie C, 2 anni di B2, perché allora c'era ancora la B2, 2 anni per la B1, siamo arrivati fino ad una finale per arrivare alla Serie A2. Sicuramente sarebbe stata una soddisfazione che ci potevamo prendere, non avremmo avuto sicuramente le possibilità della capacità per restarci in Serie A, però perlomeno era una soddisfazione per loro di essere arrivati fino lì. Questi ragazzi qui di adesso li vedo catapultati un po' troppo presto, quasi per volontà e per necessità di organico, in una categoria che, per quanto il livello possa essersi abbassato, è comunque una categoria importante, una categoria di rispetto, una categoria dove giocano ancora ragazzi che hanno giocato in Serie A, sì, che sì, stanno scendendo, quindi li vedo è un po' prematura questa situazione qua, ecco. Però credo che lo spirito sia sempre lo stesso che Zambelli ha trasmesso ai suoi ragazzi, che da 20 anni a sta parte porta avanti nello stesso modo, cioè creare delle situazioni in cui il ragazzo possa tirar fuori da se stesso le sue qualità migliori. Ecco, poi c'è un altro obiettivo che secondo me è molto importante, quello di dare lo sbocco, si scusi il termine, questa è la realtà, ai ragazzi che crescono dalle giovanili, quindi avere la possibilità di perseguire un obiettivo. Cioè, nel nostro caso c'è tanto coraggio di lanciarli, convincerli che sono all'altezza, convincerli che possono farcela, convincerli che sono in condizione di battersi allo stesso livello con avversari che hanno anche 10 anni di più di loro, quindi gente di esperienza, gente di categoria, e questo è l'obiettivo per far sì che crescano nella loro autostima e nella loro capacità poi di affermarsi anche nella vita. Torniamo a parlare di Spal, ma siamo in conclusione, Stefano, e soprattutto della gara di domenica, ricordiamo, posticipata alle 16 al Paolo Mazza con il Monza che ormai nel corso dell'ultimo minuto di recupero ancora in vantaggio 1-0 a Brescia. Che partita ci possiamo aspettare? Con quante possibilità la Spal scenderà in campo? Possibilità di battere, di mettere in difficoltà la squadra di Brocchi? Beh, già
è positivo che questa partita si giochi al Mazza, visto quello che abbiamo visto. Insomma, il rendimento della SPAL è piuttosto diverso in casa e in trasferta. Riesci a darti una spiegazione a proposito? È una questione mentale, perché appunto non c'è nulla che possa spostare così gli equilibri. Io credo che sia una questione mentale. In casa la SPAL riesce a scendere in campo con un approccio diverso, imponendo da subito il proprio gioco. Fuori si lascia un po'... ha un atteggiamento più passivo, tende un attimo a subire gli avversari e giocare più di rimessa. Non è quello il gioco di Marino e si vede. Il Monza è una squadra che gioca e ti lascia giocare, è una squadra che in questo momento forse ha qualcosina in più rispetto alla SPAL. È finita intanto la Monza Riga Monte. Si presenterà davanti alla SPAL in classifica, è un punticino se non sbaglio che non cambia. Sì, la classifica a questo punto è la seguente: abbiamo 38 l'Empoli, a 34 il Monza che ha agganciato la Salernitana, a 33 il Cittadella che mercoledì recupererà la gara con il Chievo, quindi ha una partita in meno, e poi troviamo a fianco della Cittadella la SPAL. Questa è la classifica per le primissime piazze, poi mettiamo nel gruppone anche il Lecce che ha 30 punti. Molto importante sarà anche il risultato del confronto diretto, del recupero tra Chievo e Cittadella, perché in caso di successo del Chievo potrebbe salire a 32, quindi io si compatterebbe ancora di più. Io penso che possa uscire una partita simile a quella contro il Lecce. Si spera anche, si spera anche nel risultato finale, no? Come quella fu una partita quasi da Serie A, insomma, con si vide un calcio di ottima fattura, con due squadre che si sono contrapposte giocando ad alti ritmi, e poi la giocata di strefezze in quell'occasione risultò decisiva. Ecco, ci saranno tanti ottimi giocatori e speriamo che D'Alessandro non riveli tanti segreti. No. Poi mi auguro questo, che la SPAL si cauteli, perché poi si sa, ci sono queste cose. Anche qualora D'Alessandro sottoscriva il contratto con il Monza, lo stesso eventualmente venga depositato lunedì mattina. Un tacito accordo. O ci sia un tacito accordo, perché il ragazzo non possa giocare. Ricordo l'anno scorso SPAL-Atalanta, non giocò Reca, anche se era appena stato preso. Nello sport, Mauro, ci devono essere anche queste situazioni. Però ha giocato Petagna l'anno scorso contro l'Atalanta. Sì, ma non c'era un trasferimento così. Era stato trasferito appena. Mauro, siamo in chiusura. Certo. Turno di riposo questa settimana, poi da dove ripartite? Ripartiamo sempre da Ferrara con un'altra squadra che non mi ricordo chi il nome, perché non me lo sono segnato. E abbiamo... Sempre di Padova, tanto sono tutte sì, Padovane. Sì, sono quasi tutti lì del Padovano. E ci ritroveremo di sabato questa volta a giocare a Ferrara. E cosa ti devo dire? In bocca al lupo ai ragazzi, in bocca al lupo anche a voi in questi questa giovani. Cattedrale nel deserto, perché giocare in un impianto così capiente come il Palasport senza pubblico non è bellissimo. Quasi quasi si trovano meglio le squadre che giocano nelle piccole palestre. Sì, perché sono più contenute. Lì però i punti di riferimento sono quelli lì e continuiamo qui. Speriamo che, ne so, chissà, a maggio ci fanno rientrare col pubblico. Speriamo, chissà. È ancora tutto nelle mani del Signore. Esatto. Ma non solo per lo sport, purtroppo. Infatti. Perfetto, allora noi ringraziamo tutti per essere stati con noi e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo. A lunedì post Juventus SPAL, esatto. E post SPAL Monza. Sinceramente sono in fibrillazione per vedere la partita con la squadra di Brocchi. Vedremo anche se potrà recuperare Balotelli, ci auguriamo di no, ma non si sa mai. Poi questo è un giocatore che può essere croce e delizia, eventualmente si fa cacciare fuori, va bene alla SPAL. Esatto. Buona serata a tutti. Grazie a tutti, buona serata. Buonasera.